Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo del primo giorno di scuola oggi in Abruzzo per 173.000 studenti. Agli studenti abruzzesi sono arrivati anche gli auguri del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. A Pescara, Chieti e Teramo i sindaci hanno incontrato gli studenti. Noi andremo a vedere in particolare l'incontro che c'è stato a Pescara D'Annunzio per quanto riguarda il sindaco Masci e a Chieti per quanto riguarda il sindaco Di Primio. Il servizio di Paolo Renzetti. Prima campanella oggi in Abruzzo per 173.000 studenti di ogni ordine e grado che sono tornati sui banchi degli istituti scolastici delle quattro province. Come da tradizione sono arrivati gli auguri del presidente della regione Marco Marsiglio, che ha detto che studiare è anche un diritto, difendetelo e rivendicatelo, non fatelo solo per conseguire il titolo di studio, fatelo per voi stessi, per diventare persone migliori. Lo studio richiede sacrificio perché la vita là fuori è sempre più difficile, ha detto il presidente della regione. Allenate il vostro coraggio e qui mi rivolgo a chi ne ha più bisogno, a chi varca per la prima volta il portone e a chi si appresta a percorrere l'ultimo tratto che lo separa dalla vita reale. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha salutato gli studenti cittadini, circa 12.000, recandosi al classico Gabriele D'Annunzio. E vengo qua ad augurarvi un buon anno scolastico, perché voi siete in una scuola prestigiosa, una scuola che sicuramente vi formerà nella maniera migliore. E approfittate di questi anni, perché saranno anni che vi segneranno per tutta la vita. Sicuramente alcuni di voi o molti di voi diventeranno la futura classe dirigente di questa città. Ed è questo certo, perché è già successo e succederà ancora. E di questo dovete ringraziare i vostri insegnanti. Saranno loro che vi condurranno per mano in questo bellissimo percorso. A Chieti il sindaco Umberto Di Primio ha spiegato come la situazione nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico sia tutto sommato tranquilla. La situazione è quella che anche i miei assessori hanno potuto verificare in questi giorni, abbiamo fatto una ricognizione su tutti gli immobili, particolari problemi non ve ne sono, c'è ovviamente la coincidenza di tanti cantieri che noi abbiamo aperto in questi anni con le scuole aperte, ma non era possibile realizzare tutte le opere durante il periodo estivo, ce ne sono ancora altri da aprire, ci sono progettazioni che stiamo facendo, insomma l'obiettivo è quello di arrivare ad avere delle scuole con una qualità anche ambientale altissima. E scuola bus e mensa non ci saranno problemi, nel senso che la mensa è un'attività che abbiamo già programmato e quindi è già nelle corde anche economiche del comune. Per quanto riguarda lo scuolabus dobbiamo fare delle riflessioni anche in ragione di nuovi orientamenti della Corte dei Conti che ci dicono che il servizio di scuolabus è un servizio che va coperto per l'intero da parte dell'utente. Questo stride un po' con le abitudini dei cittadini che abituati a viaggiare a 7 euro al mese ovviamente mal sopporterebbero l'idea di dover pagare tutto il contributo necessario. Adesso ci stiamo lavorando, io posso garantire che dall'inizio del mese di ottobre avremo tutte le questioni legate alla scuola o risolte o comunque avviate ad una soluzione. Ritorno a scuola che questa mattina ha dovuto fare i conti con lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati. La FILT CGIL in un comunicato ha espresso grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori che hanno incrociato le braccia per 4 ore contestando la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l'obiettivo di far fallire lo sciopero, ha scritto ancora la FILT CGIL, la mobilitazione che ha visto il coinvolgimento degli oltre 2.000 addetti che operano il TPL, ha fatto registrare, come da consuetudine per questo settore, una straordinaria adesione. Il trasporto urbano, secondo la CGIL, si è letteralmente fermato a Chieti, Teramo e L'Aquila, con punte vicino al 100%, anche il trasporto extraurbano regionale avrebbe fatto registrare adesioni con punte del 70%. Continuiamo a parlare del primo giorno di scuola perché oggi pomeriggio all'Aquila ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare ufficialmente l'anno scolastico. L'Aquila è stata scelta dal MIUR per ricordare il decennale del sisma del 2009. Vediamo.
Sarà l'Aquila ad ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle ore 16.30. Dal cortile della primaria Mariele Ventre, direzione didattica Miternum, circa 1000 studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti. L'Aquila, ha sottolineato il MIUR, è stata scelta nel decennale del terremoto del 6 aprile del 2009 per ricordarne la tragedia e la volontà di rinascita. E nell'occasione, questo pomeriggio, prima dell'inizio della cerimonia, il ministro Fioramonti consegnerà una medaglia a tutta la comunità scolastica del capoluogo abruzzese per premiarne il coraggio e l'impegno nelle difficoltà. A questo proposito, nei giorni scorsi gli studenti del liceo Cotugno hanno scritto una lettera a Mattarella a firma del loro rappresentante Tommaso Cotellessa, raccontando la situazione ancora problematica di tanti istituti scolastici della città. Cotellessa, che ha chiesto anche un incontro al Presidente della Repubblica, al microfono dell'ANSA spiega le ragioni che lo hanno spinto a scrivere al Capo dello Stato. Noi vediamo questa venuta come un riconoscimento alla comunità educante scolastica aquilana di tutto quello che ha fatto in 10 anni, perché la scuola è sempre rimasta l'unico presidio sociale, l'unico elemento di aggregazione per tutti gli studenti. Sono stati proprio i ragazzi a far sì che gli aquilani tornassero all'Aquila, è stata proprio la scuola a ricreare una cittadinanza attiva e una comunità nella nostra città. Il vero problema delle scuole superiori sono gli indici di vulnerabilità, che sono tutti quanti intorno allo 0,17 e lo 0,19, quindi indici che non sono consoni. A noi ci viene detto, quando abbiamo protestato per avere delle scuole sicure, ci è stato detto: ma se dobbiamo mettere in sicurezza le vostre scuole, dobbiamo farlo in tutta Italia, perché la situazione è così dappertutto. Quello che io ho risposto sempre è: se non si comincia mai, non si farà mai. Quindi io invito tutte le istituzioni e tutto il Paese a far sì che le scuole siano sicure, perché è la scuola che deve essere sicura prima di tutto. Adesso voltiamo pagina, perché questa mattina nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi hanno prestato giuramento i 42 sottosegretari del nuovo governo Conte. Tra loro c'era anche il vastese Gianluca Castaldi del Movimento 5 Stelle, sottosegretario ai rapporti col Parlamento. State vedendo proprio la firma del neo sottosegretario e il suo giuramento. Castaldi entra nella squadra di governo come unico rappresentante abruzzese, prendendo il posto del collega di partito Gianluca Vacca. Abbiamo una grande responsabilità, ha detto il premier Giuseppe Conte nel discorso formulato davanti alla squadra di governo. Siamo qui per un ufficio pubblico, ha detto Conte, dobbiamo farlo con disciplina e onore, come ci impone e prescrive la Costituzione. Conte ha anche spronato i sottosegretari a curare con la massima attenzione il rapporto con le forze politiche che sono rappresentate in Parlamento e a tendere sempre l'orecchio alla comunità. Castaldi, al secondo mandato da senatore, nel suo ruolo sarà affiancato da Simona Malpezzi del Partito Democratico, mentre a capo del Ministero c'è il pentastellato Federico D'Incà. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso andiamo a Lanciano, ragazzo aggredito nella notte dell'apertura delle feste patronali. Dopo la denuncia sui social da parte del padre, la madre del 17enne si è recata dai carabinieri raccontando i fatti. Nel frattempo l'operaio è caduto da un terrazzo nella stessa notte e in coma farmacologico. Vediamo il servizio. Non si sono ancora placati i commenti sull'episodio del giovane operaio precipitato dal terrazzo di Viale Rimembranze a Lanciano, che un altro fatto di cronaca cattura l'attenzione in città. Un 17enne del posto sarebbe stato aggredito in largo Mario Bianco la mattina dell'apertura del settembre lancianese. A fare la denuncia su internet il giorno dopo l'accaduto è il padre Davide Masciarelli, che rivolge un appello ad eventuali testimoni. Il ragazzo è ricoverato a Pescara dopo aver subito un intervento all'occhio sinistro. Sarebbe stato malmenato da un gruppo di coetanei, erano 5 o 6, per futili motivi. Lo ha detto la madre del ragazzo di origini romene e carabinieri di Lanciano lunedì mattina per raccontare i fatti riferiti dal figlio minore. Gli aggressori erano in evidente stato di alterazione, probabilmente avevano bevuto, sempre secondo quanto riferito dalla donna ai militari. L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi delle scalette che conducono al terminal bus dove ci sono le giostre, riferisce il comandante della compagnia Vincenzo Orlando.
parlando. I genitori non sanno specificare i dettagli, che invece per le indagini sono importanti. Sarà dunque necessario ascoltare direttamente il 17enne, tuttora degente in ospedale, per conoscere tutti i particolari della vicenda. Sul posto ci sono alcuni esercizi commerciali dotati di telecamere di videosorveglianza, ma non è detto che possano aver filmato nel punto esatto. Nel frattempo le condizioni dell'operaio 26enne siciliano precipitato dal terrazzo dell'autolavaggio GM di via per Fossa Cesia sono stazionarie. Il giovane è in coma farmacologico dopo un delicato intervento. A seguito della caduta da circa 5 metri di altezza aveva riportato fratture al cranio e toraco addominali. È ricoverato a Pescara. Da entrambe le vicende emerge la preoccupazione delle forze dell'ordine per l'elevato consumo di alcol in città durante le feste patronali. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo, dove la Camera di Commercio e Google formeranno eccellenze digitali a beneficio di micro e piccole imprese. Nel progetto saranno coinvolti laureandi e laureati che vorranno specializzarsi nel campo delle information technology e della comunicazione. Allora sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La Camera di Commercio di Teramo ha aderito anche per l'anno 2019 al progetto Eccellenze in Digitale promosso da Union Camere e Google. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura dell'innovazione digitale nelle micro e piccole imprese attraverso attività di promozione delle opportunità legate alla digital economy, all'innalzamento delle e-competence e alla riduzione del digital divide. L'obiettivo della partnership tra Union Camere e Google è quello inoltre di avvicinare giovani laureandi e laureati altamente qualificati al mondo del lavoro e in particolare a un settore in crescita come quello delle tecnologie di informazione e comunicazione. Questa è una provincia comunque dinamica, la nostra iniziativa come Camera è la quarta edizione che abbiamo messo a disposizione due valenti giovani che faranno la consulenza gratuita al nostro mondo imprenditoriale e quindi siamo fiduciosi che le percentuali ancora non soddisfacenti aumenteranno. D'altronde, ripeto, le risorse che noi stiamo mettendo a disposizione sono orientate molto su questo. Posso annunciare che il 20 apriremo i due bandi, uno per quanto riguarda le start-up, giovani 18-35 anni, un altro sulle donne, e dentro al capitolo proprio di questi bandi ci sono delle voci particolari proprio per dare contributi a chi vuole digitalizzarsi. Quali sono i settori nel nostro territorio che hanno maggior bisogno di sviluppo digitale? Allora, indubbiamente i settori che hanno bisogno maggiormente sono il settore industriale, in cui scontiamo comunque un'arretratezza dovuta un po' alle tecnologie che ancora non sono del tutto sviluppate sul territorio, e anche un po', diciamo, da una miopia, su questo posso permettermi di dire, di alcuni imprenditori che ritengono ancora che il digitale sia per l'impresa fondamentalmente un costo e non un'opportunità di fare business. Invece voi cosa dite? E noi diciamo che invece bisogna svilupparlo assolutamente, in quanto per le piccole imprese oramai il digitale significa sopravvivere, per le medie, diciamo per le medie imprese significa spiccare definitivamente il volo e aumentare appunto il proprio giro d'affari, il di business. Come approcciate l'azienda? Allora, approcciamo l'azienda in maniera sia collettiva, quindi creando degli eventi dove tutti possono partecipare e illustrare collettivamente le proprie esigenze, sia in maniera individuale, cercando di fare degli incontri one to one con la singola impresa per capire un po' le problematiche legate al digitale della singola impresa e quindi sviluppare un canale preferenziale e più specifico per il settore di appartenenza. Adesso la cultura al Teatro Marrucino di Chieti, inizia la stagione lirica, tra le opere in programma in cartellone La strada, i pagliacci e Rigoletto. La strada, Pagliacci e Rigoletto apriranno la nuova stagione artistica del Teatro Marrucino di Chieti. Questa mattina la presentazione da parte dei vertici dell'ente, che con soddisfazione hanno anche sottolineato l'aumento dei contributi statali grazie all'ottimo lavoro portato avanti negli ultimi anni. Non possiamo pensare di produrre due capolavori della storia in maniera completamente autonoma. Per cui i nomi importanti li vedrete, li sentirete, li potete apprezzare, li leggete sulla locandina.
Le collaborazioni importanti sono con tutte le forze di questa regione, coro, orchestra sinfonica abruzzese, compagini macchinisti, scenografi, per cui sarà una stagione all'insegna della collaborazione. Pagliacci, Ruggero Leoncavallo sono i 150 anni dalla morte. Io ho avuto una grande esperienza qualche anno fa, sono stato in giuria al concorso Leoncavallo di Montalto Uffugo, ho potuto selezionare grandissime voci, per cui avremo un tenore molto importante. Non vi sto ad anticipare le cose, ma venite in teatro perché veramente ne vale la pena. Rigoletto, grande opera verdiana, per cui un'opera che raccoglie tutto il pubblico regionale, perché è un'opera veramente amata in tutto il nostro territorio e in tutto il mondo. Come diceva il sindaco, l'aumento dei proventi da parte dello Stato è un segnale di riconoscimento all'attività artistica che si sta svolgendo. E il resto sul territorio, io devo ringraziare veramente la deputazione teatrale, il mio presidente, i miei consiglieri e il mio direttore amministrativo che fanno un lavoro serrato sul territorio. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, molto ampia come ogni lunedì. Partiamo dal calcio di Serie B. Con una rete nel finale di Galano, il Pescara passa a Cosenza per 1-2 ed espugna a 21 anni di distanza lo stadio San Vito. Partita a tratti sofferta per un Delfino capace di andare oltre i tre infortuni subiti nel corso della gara. E sabato big match all'Adriatico Cornacchia contro la capolista Virtus Entella. Sentiamo. Un Pescara operaio conquista un successo pesantissimo per 2-1 in casa del Cosenza al termine di 90 minuti incredibili e contrassegnati dal grave infortunio di Tumminello. Tre punti da dedicare all'attaccante biancazzurro con la squadra del presidente Sebastiani, che ha giocato una gara vigorosa in un clima caldissimo, dando prova di cuore e carattere. E ora la Virtus Entella sabato prossimo all'Adriatico per un Pescara che inizia a far sognare i suoi tifosi. Zauri conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva battuto il Pordenone con la novità di Vitturini per Balzano. Fra i calabresi, Braglia opta per il 4-3-3, in campo gli ex pescaresi Corsi, Baez e Canutè. Caldo al San Vito Marulla, dove si gioca di fronte a 8.000 spettatori gli ordini di Luzzi di Molfetta. Le prime battute di gara vedono equilibrio, con al quinto però un cross teso di Lazzar con la palla che sfiora la traversa e finisce sul fondo. Il gran caldo costringe i 22 in campo sine dalle prime battute a dosare le energie. Aggressiva la squadra di casa, che cerca di sfruttare soprattutto il gioco sulle fasce. All'undicesimo azione prepotente di Canutè, che dopo aver superato avversari come Birilli conclude dai 25 metri trovando la deviazione di Fiorillo in corner. Fra i silani c'è un Canutè ispirato e molto motivato e vero motorino del centrocampo cosentino. Tra i biancazzurri Galano e Di Grazia si danno un grande affare. Alla mezz'ora Sciaudone tocca in aria Di Grazia, che termina a terra per il direttore di gara, e rigore con Tumminello che dagli 11 metri di potenza fa 1-0. Dopo tanta sofferenza il Delfino è così in vantaggio, con la gara che si mette in discesa e che potrebbe avere anche una nuova svolta al 32esimo, quando Memusciai pesca solo in area Galano, che davanti a Perina fallisce il gol del raddoppio. Il Cosenza accusa il colpo ma riprende pian piano a spingere fino al 40esimo, quando poi si infortuna gravemente Tumminello, che viene sostituito da Maniero. Nel finale problemi anche per Campagnaro, che viene sostituito da Drudi, che fa il suo esordio stagionale con la maglia del Pescara. Nella ripresa nel Cosenza in campo con il legittimo per Carretta e Lazar. Le prime fasi di gioco vedono i locali in avanti. Al 21esimo Bruccini in area pescarese mette alto. Il Delfino cerca di agire in contropiede ma Maniero è spesso isolato in avanti. I calabresi così spingono ma sono costretti a concludere spesso dalla distanza. Il match resta così aperto, con il Cosenza a fare la gara. Con il caldo asfissiante cala il ritmo, ma al 25esimo Sciaudone si inventa un tiro dai 25 metri che non lascia scampo a Fiorillo, segnando così il gol dell'1-1. Parità al San Vito, che si rianima con il Delfino ora costretto a subire la pressione dei locali. Alla mezz'ora si fa male anche Palmiero, sostituito da Castanos. Biancazzurri sfortunati con tre giocatori fuori per infortunio e ora costretti a subire gli attacchi all'arma bianca della formazione di casa. Al 41esimo ancora Cosenza pericoloso con Fiorillo, che riesce comunque ad alzare in calcio d'angolo. Al 43esimo però la difesa calabrese si addormenta e ne approfitta il Pescara con Castanos, che ispira Galano, che in contropiede entra in area sul filo del fuorigioco, mettendo alle spalle del portiere di casa. Per l'ex foggiano la terza rete stagionale. Per la squadra di Braglia è un brutto colpo, con il Delfino che così dopo 6 minuti di recupero festeggia una vittoria che vale davvero oro.
Come detto, è stata una partita difficile sotto il profilo degli infortuni per il Pescara. C'è preoccupazione per le conseguenze della distorsione al ginocchio riportata dal centravanti Marco Tumminello, che ieri ha lasciato il San Vito Marulla con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto nel pomeriggio a risonanza magnetica per conoscere l'esatta entità del danno, ma si teme un lungo stop. Luca Palmieri, uscito a un quarto d'ora dalla fine per una forte botta al ginocchio, ha subito una lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Anche lì nel pomeriggio sarà sottoposto a risonanza. Ugo Campagnaro, avvicendato poco prima dell'intervallo, ha riportato un problema all'anca destra. Siamo così adesso alla Serie C, prima vittoria in campionato per il Teramo, che all'esordio al Bonolis regola 2-0 la Cavese con i gol di Magnaghi e Bombagi. Vediamo insieme il servizio. La scintilla chiamata da Tedino è arrivata, adesso il Teramo dovrà trovare continuità di marcia. I biancorossi centrano la prima vittoria stagionale proprio allo stadio Bonolis, 2-0 su una Cavese che riesce a fare ben poco per impensierire il diavolo. Nel rinnovato impianto di piano d'accio con il nuovo manto e i seggiolini in tribune distinte richiesti dalla Lega Pro, il presidente Franco Iachini fa un breve giro del campo prima del fischio d'inizio per salutare i quasi 3.000 tifosi presenti alla prima casalinga della stagione. Il Teramo tiene il possesso palla nel primo tempo, ma non trova da subito tempi e varchi, anche per il muro eretto dalla Cavese, che lascia praticamente solo Germinali in avanti. Ci prova subito Arrigoni con un tiro dalla distanza che bisogna respingere. La squadra di Moriero si fa vedere all'undicesimo con un tentativo, anche in questo caso dalla distanza, ma Di Roberto non inquadra la porta. Al quarto d'ora Martignago, tra i migliori, ci prova dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma non trova lo specchio. L'episodio che però sblocca la gara arriva al 28esimo. Ancora Martignago mette in moto Di Matteo, che serve a sua volta in mezzo per il primo centro stagionale di Magnaghi. E ancora Teramo ed ancora Martignago al 35esimo. L'ex Albissola fa tutto bene in area, mirino a parte. Nel finale del primo tempo la Cavese alza il baricentro e prova a creare qualcosa. L'unico episodio però arriva dai piedi di Russotto, che chiama fuori Tomei e mette al centro, ma sia Lulli che Di Roberto cadono in aria. Va atteso circa un quarto d'ora nella ripresa per il primo episodio degno di nota. Bombagi batte una punizione sul lato corto e bisogno è fondamentale nell'evitare l'autorete di un compagno. La Cavese prova con estrema difficoltà a far qualcosa, ma il risultato è che i campani non producono praticamente nulla di interessante. Al 25esimo Addessi approfitta di un errore in uscita per mettere in mezzo, ma Tomei salva senza problemi. Brivido invece al 28esimo, quando Matera disegna una traiettoria che si stampa sulla traversa. La palla sbatte poi sulla schiena di Tomei e finisce in angolo. Al 34esimo torna a fare il suo esordio in maglia biancorossa Costa Ferreira, dopo l'esperienza di 8 anni fa. Ma 2 minuti più tardi ci pensa Bombagi a mandare i titoli di coda sulla gara, con un bellissimo tiro che finisce sotto l'incrocio e che fa festeggiare il Bonolis. Per i biancorossi arriva così il primo successo in campionato, a cui provare a dare continuità sabato prossimo contro il Rende a Vibo Valentia. Questo il servizio di Ania Cantagalli. Adesso passiamo invece alla Serie D. Iniziamo dal pomeriggio da incorniciare del Chieti, che vince la prima gara stagionale in trasferta con il Porto Sant'Elpidio e balza da solo al secondo posto in classifica. I tetini si impongono per 1-3, in gol anche l'ultimo innesto Bagigalupo. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. La sfida tra le due neopromosse Porto Sant'Elpidio e Chieti se lo aggiudica la squadra di Grandoni in un match emozionante, ben giocato dalle due compagini, con i neroverdi bravi a compattarsi nel momento di difficoltà e punire gli avversari nel loro momento migliore. I marchigiani di casa arrivano a questa sfida avendo vinto le prime due gare e per questo mister Mengo, ex calciatore del Castel di Sangro, conferma per tutti gli effettivi la squadra che ben ha fatto fin qui, affidandosi in avanti alla coppia Mandolesi-Maio. Il Chieti per la sfida odierna ritrova Vittiglio dopo il turno di squalifica, con Fantauzzi che torna a posizionarsi dei tre di dietro. In avanti ci sono Bruni e Traini, parte dalla panchina il nuovo arrivato, il centrocampista Bagigalupo. Ultima sfida tra le due compagini nella stagione 86-87, quando i neroverdi vinsero il campionato di Serie D. Arbitra il signor Bocchini Valerio di Roma 1. Al terzo ci prova subito la squadra di casa con Maio, ma il suo tiro finisce alto dopo un contrasto fortunoso in aria. Al nono per la prima volta si vede anche il Chieti con Traini, ma il suo tentativo di pallonetto non inquadra lo specchio della porta.
porta. Il Chieti prende campo e al 12° minuto arriva il vantaggio per i ragazzi di Grandoni. Atterrato al limite dell'area Bruschi, dalla punizione che ne scaturisce, Mazzolli calcia teso in porta con Gagliardini che di pugno respinge corto. Il più lesto è Fantauzzi che trafigge il numero 1 marchigiano. Al 22° risponde la squadra di casa con Ruzier, che direttamente da calcio piazzato mette i brividi a Camerlengo. La squadra di casa chiede invano un calcio d'angolo, non è di questo avviso Bocchini di Roma 1. Adesso spinge la squadra di casa, che riesce a sfruttare molto bene l'uomo tra le linee. Proprio Ruzier dal limite ci prova a giro, ma troppo debole e centrale per impensierire Camerlengo. Alla mezz'ora torna in avanti il Chieti, ottima la palla di prima di Mazzolli che libera davanti al portiere Bratelli, ma quest'ultimo non arriva all'appuntamento con la rete. Gol mangiato, gol subito. Al 37° Maio sulla destra si libera con una giocata del diretto avversario e serve un cioccolatino a Ruzier che sul secondo palo di testa fa esplodere il comunale Villa San Filippo. Passano 5 minuti e il Chieti va vicinissimo a rimettere la testa in avanti. In questa prima frazione cross dalla tre quarti del solito Mazzolli che pesca Bruschi, il suo colpo di testa ad incrociare fa la barba al palo. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa con il Chieti vicino al vantaggio con Vittiglio che ne stirada da solo l'illusione del gol. Meno emozionante questo avvio di ripresa con le due squadre che si allungano un po', complice anche il gran caldo, ma il Chieti c'è e al 17 mette ancora la freccia. D'azione d'angolo il capitano Venneri si ritrova un pallone sul piedi al limite dell'area di rigore e di precisione trafigge il numero 1 di casa con il capitano Nero Verde che va ad esultare sotto la tribuna riservata ai tifosi teatini. Al 25° è ancora Chieti con Mazzolli che da calcio franco non inquadra per pochissimo lo specchio. Brivido per il Chieti al 29°. Cucù appena entrato da centro aria gira di testa sul secondo palo, ma ci vuole tutta la bravura di Camerlengo a negare la gioia del gol all'attaccante. Nella prosecuzione fallo in attacco e azione sfumata per i marchigiani. Forse negli ultimi 5 minuti per la squadra di casa, ma al 42° ad andare vicino al gol è ancora il Chieti con Bruni. 5 minuti di recupero e dal 48° errore in disimpegno del numero 16 Raffaeli che spiana un'autostrada a Mazzolli e tenta il pallonetto deviato con una mano fuori aria, rosso diretto per Gagliardini. In porta va Montserrat che respinge la punizione di Mazzolli ma nulla può sul tapin del neo arrivato Bacigalupo. 7 punti in questo avvio di stagione per il Chieti con il secondo posto in solitaria, ma guai a parlare di classifica a mister Grandoni. Sotto per quasi tutta la partita il Pineto si scatena nel finale e ribalta il risultato con la Sangiustese. Le reti di Massa al 90° e Amadio al 95° regalano il primo successo in campionato alla squadra di Epifani, ci racconta la partita Roberta Di Sante. Il Pineto ribalta il risultato contro la Sangiustese e conquista in rimonta la prima vittoria dell'era Epifani, una gara partita subito in salita che i biancazzurri hanno risolto solo allo scadere grazie ad un gran destro a giro di un ottimo Stefano Amadio. Senigallesi conferma in toto la squadra che domenica scorsa aveva battuto l'Avezzano 4-2-3-1 per i marchigiani, con Perfetti a dettare i tempi a centrocampo, Niane trequartista insieme a Boschetti e l'ex Pezzotti alle spalle della prima punta a Mingiano. Epifani recupera gli squalificati Sciba e Pepe ma perde Della Quercia e Alessandro. Stefano Amadio non al top, parte dalla panchina sulla quale siede anche il neoacquisto Speranza. Modifica il modulo in un 4-3-3 e schiera Bianciardi a centrocampo con D'Angelo e a quadro e il tridente con Sarrizzu, Pippi e Cercelluti. Pronti via e gara che si mette subito in salita per i padroni di casa. L'ex di turno Pezzotti, il migliore tra gli ospiti, dalla sinistra mette in mezzo per il taglio di Mingiano che supera Sciba e sigla la terza rete stagionale. Doccia gelata per il Pineto costretto fin da subito a rincorrere. La risposta biancazzurra arriva al quarto d'ora con una gran botta di D'Angelo dai 30 metri che Chiodini devia sulla traversa. Il Pineto non ci sta e al 22° tenta ancora dalla distanza con Acquadro, ma la conclusione termina a lato. I locali insistono, si gioca praticamente solo nella metà campo ospite, ma la Sangiustese si difende con ordine e i biancazzurri non riescono a sfondare. Ci si affida così alle conclusioni da fuori come quella di Bianciardi alla mezz'ora che dal limite fa partire un insidioso rasoterra sul quale Chiodini arriva con la punta delle dita. Si va così al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei marchigiani che potrebbero raddoppiare in avvio di ripresa quando al sesto Boschetti serve il solito Pezzotti sulla sinistra, il diagonale del numero 7 sfiora il palo lontano. Girandola di cambi poi per i due tecnici con Epifani che getta nella mischia Massa, Stefano Amadio e Sissè, cambi che si riveleranno azzeccati.
Al 21esimo è Sarrizzu a scuotere la retroguardia rossoblu con un preciso cross in aria per la testa di Pippi, provvidenziale su di lui l'anticipo di testa di Mengoni. La Sangiustese prova a tenere botta, il Pineto insiste e mette in affanno i rossoblu che al 37esimo rischiano l'autorete. Il forcing pinetese viene premiato al 44esimo quando Massa riceve palla sulla sinistra e piazza la girata alle spalle di Chiodini per l'1-1. La gara è viva e tre minuti più tardi la Sangiustese potrebbe tornare avanti quando ancora Pezzotti serve in area a Basconi che sbilanciato spedisce alto e si dispera. Quando ormai la gara sembra avviata sull'1-1 in pieno recupero al 49esimo, il Pineto ottiene un fortunato calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Stefano Amadio si inventa un gran destro a giro che regala la gioia dei primi tre punti stagionali ai biancazzurri, suggellando una prestazione di grande sacrificio e spezzando le speranze dei marchigiani che tornano a casa a mani vuote. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay condotta da Enrico Rocchi. Da parte mia un buon proseguimento con i nostri programmi.